Ciao a tutti, come state? Spero tutto bene. Oggi siamo qua perché ho preso delle cosine, strano ma vero, da Shein e come sempre ci tengo a mostrarle. Ma prima di iniziare vi ricordo di lasciarmi un like, anche un commentino, iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, attivare la campanella per non perdere i prossimi video. Tanto come vi ricordo sempre, per voi è tutto gratuito, ma mi serve per mantenere in vita il canale. Come sempre, tra l'altro, prima di iniziare a farvi vedere le cosine che ho preso, vi ricordo che qua giù sotto nell'info box trovate il link diretti, ad ogni singolo articolo che vi mostro, così che potete vedere, come vi dico sempre, i tagli disponibili, i colori, fantasie, come veste sulla modella, il materiale, la composizione, insomma, tutto quello che vi interessa. Cliccate il link diretto dell'articolo che vi interessa e trovate veramente di tutto. Iniziamo subito. Mi sto appassionando alla linea Dasi o Desi di Shein perché ha delle cosine veramente veramente interessanti per me, per come mi vesto io, insomma. E dato che io sono una grande appassionata di T-shirt, in particolar modo quelle con le scritte o dei disegnini, ho deciso di prenderne alcune perché io veramente le sfrutto sempre 365 giorni l'anno, perché le metto sotto un cardigan, le metto sotto un blazer, sotto un kimono, sotto una giacchettina, le metto come appunto una semplice magliettina dentro le gonne, sopra i pantaloni, veramente le uso in qualsiasi modo e ripeto tutto l'anno perché io non soffro particolarmente il freddo, quindi veramente io le sfrutto veramente ma veramente tanto. E dato che ho fatto un bel decluttering della mia parte, diciamo, di t-shirt, magliette, bluse estive, alcune le ho vendute al mercatino, altre le ho regalate, altre sono ancora su Vinted. Anzi, seguitemi anche su Vinted, fate un giretto nel mio armadio, alcune di voi hanno già acquistato, grazie mille per il supporto, fatelo anche voi o almeno date una sbirciatina e nulla, quindi iniziamo subito. Prima di farvi vedere le cose che ho preso da Desi, ovviamente ho preso delle cosine anche della linea Shein e sempre per quanto riguarda t-shirt e quant'altro, ho deciso di prendere, mi sposto così vedete meglio, queste. C'è questa blusa. Questa non è una vera t-shirt, è una camicetta blusa. L'ho presa in taglia XL perché non acquisto più, o meglio, se prima acquistavo sempre e solo nella sezione curvi, invece adesso nella sezione donna, però ci sono alcune cose che continuo a prenderle nella sezione curvi perché molte cose secondo me sono più belle, tipo di fantasie, forma di vestiti e quant'altro, più belle nella sezione curvi che nella sezione donna, e quindi anche se poi mi stanno un po' larghe non mi interessa. Comunque sia, nella sezione donna ho preso però un XL perché avevo preso altre cosine in taglia L, vanno bene, però o mi stringono un po' più il seno oppure mi rimangono corte perché ovviamente il materiale si concentra tutto sulla parte del seno. Comunque sia, questa camicetta con sfondo panna, non è bianco, con questi fiorellini, molto delicata, molto fresca. Ci mettete sotto un jeans, un pantaloncino, anche una gonna, una minigonna, e siete a posto. Ecco qua, ha questi laccetti qua sul décolleté per fare un fiocchettino, ha le manichine così e poi ha, diciamo, questo peplum sia sulla vita che in fondo, e sono le camicette, le bluse che ultimamente acquisto perché sono quelle che mi piacciono maggiormente. Dietro è molto semplice, molto lineare. Poi, sempre della linea Shein, ho preso un pigiama. Questo pigiama io non lo metto più perché ormai sono già nella fase estiva, anche se siamo all'inizio di maggio. L'ho preso per l'autunno, il prossimo inverno, però era scontato perché era scontato a 9 euro più i punti, i coupon e quant'altro. L'ho pagato veramente poco e ho detto, sai che c'è, perché anche sto facendo veramente un serio decluttering di tutto.
il mio abbigliamento proprio in previsione della casa che finalmente stiamo iniziando veramente, e è inutile tenere cose che non uso oppure cose logorate e quant'altro, quindi ho bisogno di fare rifornimento fondamentalmente di tutte le categorie di abbigliamento, e quindi ho preso un pigiama anche perché mi sono innamorata della fantasia. Comunque sia, questa qui l'ho presa nella sezione curvi, ad esempio 0XL, perché almeno sto comoda, e poi perché ripeto, la fantasia mi piaceva troppo e non c'era una fantasia che mi piacesse così tanto nella sezione pigiami da donna, che poi anche le curvi sono donne, infatti non mi piace molto questa distinzione, però vabbè, e cosa bisogna farci, e niente, quindi lo vedete comunque pesante, però ripeto, è per l'autunno-inverno. È questo, abbiamo l'elastico in vita e poi cade giù, 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 morbido su tutta la gamba. E mi piaceva tantissimo questa fantasia un po' africana con le zebre, le foglie. Cosa abbiamo? I pellicani? No, sì, non pellicani, sì, vabbè, i fiori. Insomma, mi è piaciuta veramente, veramente tanto. E la parte di sopra, ovviamente, è abbinata. Fatta tipo a camicetta, eccolo qua. Anche il tessuto è veramente morbido, no, ovviamente non è cotone, però tipo questa camicetta, se voi la mettete per uscire sopra un jeans, secondo me nessuno fa caso al fatto che sia un pigiama. È veramente veramente carina, infatti potrei veramente pensare di utilizzarla sopra un paio di jeans, magari ancora la sera, ora magari vado a fare un aperitivo, vado a cena, metto jeans, un bel tacco nero e questo. Secondo me nessuno se ne accorge, magari dal materiale, però veramente veramente carina. E poi sempre della linea Shein, ovviamente, preso un vestito, perché io primavera estate sono un vestito vivente. L'ho preso lungo a maniche corte, come li porto io, sempre arricciato in vita per... No, scherzavo, questo non è arricciato in vita, è una tunica giù lunga, però ho qui la fusciacchina che loro mettono sempre abbinata al vestito, per appunto segnare il punto vita. Anche questa è 0XL, ma poco mi importa, tanto poi la stringo con quella, però ripeto, mi piaceva troppo la fantasia. Il vestito è questo, abbiamo questa mini scollatura V sul seno, di questa fantasia, anche questa molto animalier sul marrone, l'arancione, il panna, questo azzurrino qua. E diciamo, la particolarità è che sulle maniche ha queste nappine arancioni, e poi ripeto, cade giù a tunica normale come li porto io. Poi ripeto, l'andrò a stringere con la cinturina, però mi piaceva veramente veramente. Anche qua voi vi mettete questo, io ad esempio ho un sandalino azzurrino oppure arancione, bianco panna, marroncino, mi ha abbinato una borsettina e state tranquilli. Poi, mi devo sbrigare che mi stanno chiamando, devo andare. E poi, appunto, della linea Daisy ho deciso di prendere due t-shirt, entrambi bianchi. Qua l'ho preso in XL, così che siano belle larghe, mi cadano bene da mettere sopra i jeans, i pantaloncini, i biker, i fuso. Così sto bella comoda. Questa qui io la sfrutto tantissimo perché noi appunto utilizziamo la moto non solo per andare al mare, per fare le commissioni, ma proprio magari andiamo 2 o 3 giorni o un giorno solo in moto. Voglio essere comoda, ma anche vestirmi carina, e quindi metto un paio di short, magari in questo caso neri, questa magliettina, le Nike bianche sono a posto. Questa qua con scritto Summer is hot and fun, molto molto carina. E l'ultima, sempre della linea Daisy, uguale, solo che abbiamo questa scritta. Ecco qua. E nulla, queste erano tutte le cosine che ho preso, non erano tantissime, però date un occhio perché è un periodo che Shein mette la spedizione gratis sopra i 9 euro, sopra i 19 euro, quindi magari se non lo so, vi piace una, due, tre cosine, riuscite applicando appunto punti e sconti e quant'altro, riuscite comunque ad avere la spedizione gratis anche se prendete veramente un paio di cose. Niente, come sempre, spero di avervi tenuto compagnia e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!